saluto a tutti voi e grazie per aver accolto il nostro, per aver accolto il nostro invito. Stasera è una serata importante e sono veramente particolarmente emozionato. Saluto e ringrazio per la gradita presenza le autorità civili e militari presenti, l'onorevole Duva, l'onorevole Galluzzo, il dirigente scolastico, i colleghi sindaci, la cittadinanza, i rappresentanti delle associazioni, ma un grazie particolare lo voglio esternare a tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato e hanno permesso che si sono adoperati per l'organizzazione di questa serata ben augurale. Finalmente, dopo tanto tempo e con non pochi sacrifici, siamo giunti al taglio del nastro di un'opera importante per il nostro territorio, tanto auspicata e tanto desiderata dalla nostra comunità, perché rappresenta, e io lo dico con grande orgoglio, un fiore all'occhiello della mia amministrazione. Chiaramente, quando si consegue un risultato importante non si riesce a farlo da soli e io sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno permesso, che si sono impegnati per la realizzazione di quest'opera. Un grazie all'amministrazione che ci ha preceduto, che ha intercettato questo finanziamento. Un grazie ai tecnici che hanno messo a disposizione la loro professionalità. Un grazie alle maestranze che hanno lavorato, un grazie agli uffici comunali e alla mia squadra di governo che, superando difficoltà tecniche e amministrative, io dico i pantani burocratici, e qua gli amministratori mi conoscono, comprendono bene quando dico la difficoltà nel guardare veramente i pantani burocratici, perché le amministrazioni spesso, piuttosto che facilitare il nostro compito, ci ostacolano e poi per le quali solo il conforto divino può lenirne il dolore. Ma oggi è anche il giorno in cui, a conclusione di questo processo di riqualificazione, lasciatemelo dire, l'agro odore del fango lascia il posto al profumo, alla freschezza, alla gioia dei nostri ragazzi che con fiducia e speranza già sognano un futuro migliore. Io concludo ringraziando ancora tutti gli intervenuti per la gradita e garbata presenza, affidando loro il messaggio, facendo il ritorno nei luoghi di provenienza, di pubblicizzare la bellezza di questa struttura. Ma un grazie di cuore va alla mia comunità, che ha saputo reagire nei momenti difficili per avere dimostrato coraggio, forza, pazienza, per avere fatto sempre prevalere la speranza sulla rassegnazione, e mettendo in mostra quelli che sono i caratteri più forti della vera scalettosità. Li ringrazio per avermi dato il piacere, l'onore e l'orgoglio di essere stato il loro primo cittadino. Allora, io intanto ringrazio il sindaco. Le parole di Gianfranco mi toccano particolarmente, io sono particolarmente emozionato. Io ho il compito di spiegarvi rapidamente cos'è questo progetto. Se Mirko mi dà il video. Allora, questo progetto è stato realizzato con fondi comunitari.